Insopportabili liste d'attesa nella sanità pugliese, prenotazioni chiuse, spesso al centro di ping pong politici, tra chi parla di una situazione drammatica e chi invece vede la luce. Ma i cittadini cosa vedono? Con cosa si scontrano quotidianamente dopo la prescrizione, per esempio, di un semplice esame? Una telespettatrice ci fornisce la sua ricetta medica. La prestazione è stata prescritta a marzo. Avendo le ricette dematerializzate, una durata di 6 mesi, cominciamo la nostra ricerca. E così prima la procedura di autenticazione sul portale della Regione Puglia, ovvero Puglia Salute. Codice fiscale, numero della tessera sanitaria, telefono, mail e numero di ricetta. Nulla, non va. Il numero di ricetta risulta essere non valido. Controlliamo e ricontrolliamo. Chiamiamo velocemente uno studio medico. Ci conferma che la durata della ricetta dematerializzata è di 6 mesi? Chiediamo alla collaboratrice che gentilmente ci risponde dall'altro capo del telefono che sì. E proprio così. E allora, proviamo e riproviamo ancora, fino a quando? Certo che il numero è corretto. Eccola lì la prescrizione. RM colonna cervicale senza mezzo di contrasto. La nostra amica della provincia ionica al momento potrebbe spostarsi accompagnata nella città di Taranto. E allora clicchiamo, puntiamo lì la nostra ricerca. Non siamo fortunati. Al momento nulla, in realtà non solo al momento. Non vi è alcuna data disponibile. E l'anno prossimo, e il prossimo ancora, non è dato saperlo. Ora siamo curiose, ampliamo la ricerca e clicchiamo su tutte le province della bella Puglia. Ai cittadini foggiani sembra andar meglio, solo un posticino nella BAT e uno a Lecce. Niente Bari, né Brindisi, né Taranto. Altro che liste d'attesa, qui sono sparite anche le liste.